learn to live a life in spirit. In time to love your life in spirit. In time to know the love in spirit. In the spirit of love. Love. Watch your leaf move with the sound and know that you are there. Feel the energy of the ground and know that you are there. We're in spirit. We are all we know in spirit. Intend your love to grow in spirit. In the L'arte è energia in movimento, come è stato detto. Dalla frequenza della musica, del ballo, del corpo che si muove, alla frequenza del cuore. Ora vorrei farvi e farci un regalo. Quello che avete appena visto è il sistema energetico del corpo non visibile. Tutto quello che noi emettiamo, il nostro cuore è fisica. È stato stabilito che la frequenza del cuore emette un campo elettromagnetico 5.000 volte più potente del cervello stesso, che addirittura ci sono dei neuroni che possono dare input importanti al nostro cervello. Tutto sembrerebbe che partisse dal cuore e non dalla nostra mente. La mente non è altro che il traduttore delle nostre sensazioni, dei nostri sensi. Il video che avete appena visto è una rappresentazione molto semplice ma efficace di quello che accade quando due persone si incontrano, quando due e più persone si incontrano. Abbiamo un campo energetico con tutti i binari di energia che si muovono, partono dal cuore, si estendono ai chakra, hanno un canale centrale e hanno tutti i raggi intorno. Ci sono delle autostrade di energia con il simbolo dell'infinito, dal nostro chakra vanno alle vie periferiche e creano una struttura ad onde, ecco le vibrazioni. Queste vibrazioni arrivano, partono dal nostro cuore e vanno verso gli altri cuori. Noi qui siamo non so quanti, 400, 500, 600 persone probabilmente. Ognuno di noi ha un cuore, ognuno di noi ha la stessa struttura. Quando due persone si incontrano nasce una terza struttura, che è la magia di quello che condividono insieme. Noi potremmo in questo momento, se voi lo volete, chi lo vuole, possiamo unire i nostri cuori con un sistema molto semplice. Qui c'è il mio cuore. Immaginate il simbolo dell'infinito, parte da me, si incrocia, arriva ad ogni singolo vostro cuore e torna a me. Sono autostrade di energia. Io le invio a voi e voi le ritornate a me. Fate questo con ogni persona che potete qui dentro, la persona che vi trova al vostro fianco, la persona che vi è dietro, la persona che è in alto, l'altra che è più in basso. Tutte queste autostrade di energia si incrociano, eppure sono perfettamente coerenti, si combinano quelle che si piacciono e continuano ad alimentarsi, a crescere, a portare energia. Abbiamo un altro strumento potentissimo che è il respiro. Prima di fare questo, respirate, fatelo anche adesso se volete.
Se avete piacere potete anche chiudere gli occhi perché la sensazione è più forte. Abbiamo uno strumento, il nostro corpo, è qualcosa di grandioso, di potente. Possiamo arrivare ovunque. Quando i nostri cuori sono uniti, entrano di una coerenza e una potenza inimmaginabili. Possiamo veramente insieme, tutti, realizzare tutti i nostri desideri. Quello che vi sto dicendo è uno strumento che potete utilizzare tutti i giorni, con i vostri amici, con i vostri familiari, con i vostri nemici. I vostri nemici, quando riceveranno il vostro cuore, in qualche modo comprenderanno che non siete veramente dei nemici, ma semplicemente perché avete un'idea diversa e le idee diverse messe insieme creano idee molto più importanti, molto più grandi. Uniamo tutti i nostri cuori e portiamoli anche al resto dell'Italia. Non siamo soltanto noi, solo se parliamo del progetto COIM siamo molti di più. Possiamo con il nostro immaginario unire tutti i cuori di tutti quelli che appartengono al COIM e di quelli che non appartengono al COIM. Grazie. Stiamo vivendo dei momenti davvero emozionanti e abbiamo appena visto l'esempio di come due comparti, due CFP dedicati, possono collaborare tra di loro. Abbiamo parlato di mente, di cuore, grazie all'arte teatro lirico e grazie alla Via del Cuore di Piero Properzi e della musicista dell'arte teatro lirico Sabrina Truise. Questo evento si chiama Sulle ali della bellezza, oltre i limiti della mente. E noi, proprio per fare ciò, chiamiamo qui sul palco la persona che con le sue riflessioni e con i suoi pensieri ci aiuta a liberare dai limiti che ci poniamo e che abbiamo nella nostra mente. Già ha capito chi è perché si sta preparando, è la nostra presidente del COEM, la dottoressa Maura Luperto. Benvenuta Presidente. Grazie, buonasera e benvenuti a tutti. Il mio cuore vibra col vostro. E che bello, non sapevo nemmeno che esistesse questa bellezza, nel senso che si è evoluto tanto il nostro progetto, tantissimo. E da quando è nato, da quando siamo nati, eravamo come chiusi in un bozzolo, in una crisalide, no? Al buio delle coscienze. Poi piano piano uno spiraglio di luce ha aperto un piccolo foro in quel bozzolo e quello che era una qualcosa di informe ha spiegato le ali ed è diventata davvero una farfalla. L'immagine di questa serata è proprio questa, la farfalla. Io credo che il nostro progetto si è evoluto talmente tanto che adesso ha spiccato il volo. Noi abbiamo spiccato il volo. Io mi sento una farfalla colorata rispetto a 3 anni fa, quando ho iniziato a seguire il progetto COEM. E questo colore spero che con le mie parole, con le mie riflessioni, con quello che la magia ha creato, la magia di questo progetto che ha creato tutto quello che poi si è sviluppato, credo che volevo dire che spero che con le mie parole io abbia portato un po' di questo colore, di queste ali colorate anche a voi. E vedo che è così, perché quello che è successo stasera è magico. L'arte che si è palesata su questo palco con le voci, con i suoni, con le parole,
con l'atmosfera così magica dell'arte. Ora invece arriviamo a un altro punto. Che cosa vogliamo fare con il nostro progetto? Lo vogliamo far esplodere, lo vogliamo portare al mondo intero o vogliamo tenerlo stretto a noi? Lo vogliamo tenere contenuto? Io credo di no. Credo che la cosa più importante è riuscire con le nostre parole, con la nostra vibrazione del cuore a riempire, ad avvolgere tutto il mondo a farlo vibrare con la nostra stessa frequenza. Io vi ringrazio per quello che ci avete fatto vedere questa sera. Spero di vederlo davvero in tanti altri teatri e in tante altre occasioni, perché questo vuol dire che quello che Maurizio, il sogno di Maurizio, quello che lui ha iniziato a diffondere è veramente diventato uno tsunami, il famoso battito, no, dell'ala della farfalla che era all'altro capo del mondo diventa qualcosa di travolgente e di enorme. Quindi io vi ringrazio per questa frequenza che state portando attraverso la vostra arte, attraverso le vostre parole, attraverso i vostri pensieri e che state diffondendo dappertutto. Grazie ancora di seguire tutto quello che noi con passione e con amore stiamo portando nei vostri cuori. Grazie infinite. Grazie Presidente. Grazie.